Un passo in avanti compiuto dall'amministrazione comunale per la riapertura della storica sede di Piazza 27 in prede liceo classico Ovidio, un momento che l'intera popolazione scolastica attende da tempo. L'annuncio è arrivato stamane dal sindaco di Sulmona Peppino Ranalli al Cinema Pacifico, mentre il portavoce degli affari interni dell'Unione Europea, Michele Cercone, incontrava gli studenti. Il 2 ottobre, ha detto Ranalli, abbiamo presentato alla provincia e all'ufficio speciale di Fossa il progetto preliminare di vulnerabilità sismica. Dopo l'approvazione del progetto dovrà essere una richiesta, una rimodulazione dei fondi CIPE, Preside, e solo dopo la rimodulazione dei fondi CIPE si potranno dare inizio ai lavori. È un lavoro quotidiano che stiamo facendo, anche in sordina, diciamolo così. Tutte le cose che il Comune doveva fare sono state fatte. Adesso la situazione sta all'ufficio speciale della ricostruzione, con il quale abbiamo già avviato un dialogo e il quale ci ha garantito alcune situazioni, e quindi si sposta questa nostra battaglia non più sulle cose che dobbiamo fare noi, ma sulle cose che adesso devono fare gli altri. Saremo attenti tutti e io vi terrò informati e se ci sarà bisogno vi chiederò anche un aiuto, così come voi avete sollecitato il Comune a fare delle cose nei mesi precedenti, affinché si possa definire questa procedura e si possa arrivare nel più breve tempo possibile all'assegnazione dei fondi. Un annuncio che riaccende le speranze per tanti alunni e docenti. Si dovrà ora attendere il parere sul progetto consegnato. In attesa che nel plesso scolastico di Piazza 20 partano i lavori, Ranalli stamane ha incontrato gli studenti, ribadendo quanto sia importante che oggi nelle aule scolastiche si parli di Unione Europea.